Buongiorno. Partendo dal presupposto che non esistono esercizi specifici per la colonna che vadano bene per tutti i tipi di scoliosi, si può affermare però che questa tipologia di esercizi è uno strumento che si può utilizzare in tutte le fasi del trattamento con obiettivi diversi e combinati con lo strumento terapeutico adeguato, ad esempio il corsetto, che si è scelto quando gli esercizi da soli non bastano. In curve minori l'obiettivo è quello di rallentare o frenare l'evolutività della curva fino ad accompagnare il paziente a fine crescita ossea, stando sotto la soglia dei 30 gradi COB di curva. Nel caso in cui la curva scogliotica richieda l'uso di un corsetto correttivo, gli esercizi hanno una duplice funzione. 1. Mantenere il tronco del paziente attivo e funzionale poiché subisce un'immobilità forzata data dal corsetto. 2. Insegnare la stabilizzazione attiva della correzione che riprende la direzione delle spinte del corsetto stesso. L'uso della correzione attiva dovrà diventare nel tempo il sostituto delle spinte stesse quando il corsetto verrà indossato progressivamente meno ore al giorno. Nel caso di intervento chirurgico, gli esercizi possono essere usati in preparazione all'intervento di fissazione e nel post-intervento come trattamento conservativo delle curve lasciate libere dal chirurgo per garantire una funzione sufficiente al tronco del paziente. Nel caso di adulti non operati, gli esercizi hanno lo scopo di sostenere e stabilizzare la curva evitando il collasso.